Aia. Ho sentito qualcosa. No, forse no. Oh, cazzo. Questa volta sono sicuro di vedere qualcosa. Gianni, stai in guardia, c'è qualcosa. Spero sia un altro falso allarme, ma è meglio non correre in rischio. Ehi, vieni fuori! Ma che cazzo? Mamma mia, mamma, io dovevo sistemare un attimo la webcam che è andata qui. Volevo metterla qui e basta. Cazzo. Ciao Gastino! Cazzo, mi vedono Gastino, mi vedono più. Dimmi qualcosa di utile e non chiuderò il tuo cadavere in una di queste casse. Eh? Il codice della porta per gli uffici è 1879. Ma come? Niente resistenza. Sei tu quello col coltello. Giusto. Beh, allora grazie. Il mio clan è tornato. Perché c'hai un clan? Mi sono perso qualcosa. Le luci sono rotte. Ah, se ne è sbattuto proprio i coglioni. Ha visto una gattina volare davanti a lui, non gliene frega un cazzo. Li hai uccisi tutti, GG. Davvero giochi da anni, ma che vergogna. Che vergogna. Ma no! Ok. Ma l'avevo toccato, ma non me l'ha afferrato. È rotto sto gioco. Basta, casino, a caso, non è successo niente, tranquillo. Oh. Non sai niente di me, va bene. Era meglio se non me lo dicevi. Ma non si rompono le telecamere in sto gioco, eh?
No. Cazzo è che mi ha sentito poi? Toglilo dai mod. Oddio! Lascia stare! Ma che chiudi la porta? Ma quella non si è più ripigliata? Ah no, ecco. Minchia, se mi stava per vedere, ho sentito che ha zoomato. No, non la tolgo dai mod, GBB comunque. GBB. Pesante questa. Questa è pesante. Comunque non capite veramente un cazzo, sto gioco è veramente una piccola perla. Io capivo l'odio per l'uno, perché l'uno faceva abbastanza cagare, dai. È invecchiato come la merda. Però di questo non potete dire un cazzo, siete degli stronzi. Ciao Yana! Mi ha davvero detto vedremo quanto sei furbo veramente. Sta venendo qui lo stesso? Scemo. Cosa sta pianificando, scusa? Ah. La roba più stupida che poteva fare. Vabbè. Stavo guardando a Oni, ma meglio così. No, Oni l'avevo messo un attimo solo perché eravamo in live da Ken. Ma adesso possiamo streamare. Se stasera non streamava non mi avrei... No, avrei streamato. Ero indeciso se fa questo, però alla fine ho detto no, dai, abbiamo già rimandato una volta. Volevo finirlo in una live, ma ce ne vorrà un'altra dopo questa. Pazienza, dai. Tanto non è un gioco che mi voglio sbrigare a finire. Cioè, voi volete che mi sbrigo a finirlo, ma voi vi potete attaccare al cazzo. Non voglio eter di questo gioco. Che musichetta intrigante, eh? Tutte musichette che mi danno copyright su YouTube, però. Madonna, c'hanno gli SSD comunque sti computer, si accendono subito. Guarda, pure con lo schermo spento. Guarda là. Non hanno niente però. Non hanno niente di niente. Questo era già acceso, quindi presumo che questo sia importante. Eccolo là. 992, 66, 30, 40. 196, 30, 40. Ok. Vediamo qua. Oggi la gente ha triggerato, possibile che tutti sparino merda su 86 senza manco sapere che genere di gioco sia. Ma la gente quanto stupida può, ma beh, lascia stare. Lascia stare, sono i sedi di turno qui. Bel lavoro, Fisher. Sembra che eseguano spedizioni e riparazioni con quattro dipartimenti diversi. Adoro la burocrazia militare. Cerca di recuperare i registri degli altri tre. Numero 67. Voilà. Se ne spegni cosa? Sei rincoglionito? Ma cosa, il computer? Vabbè. Salviamo. C'è
Ci si può unire al gruppo, a voglia, Yana. Ma non eri già dentro, Yana? No, eri nel gruppo di Giotu, è vero. Ma l'idea è entrare nel gruppo di Gio e non nel mio. Sì, è entrata libera, Yana, non ti preoccupare. Discord lo usiamo solo per quando giochiamo. Telegram è per parlare. Vediamo se me lo fa afferrare, non credo. Ecco, appunto. Accidenti, Fisher. Attento agli allarmi. Stiamo sfiorando la Ma terza che guerra cazzo ne mondiale. sapeva quello? No, vabbè, mi rifiuto una cosa del genere. Non poteva sapere quello lì dietro la porta che ero lì. Dai, ma non scherziamo. Ma non scherziamo, è esagerato Dare così. un'occhiata. Però c'è spam di giochi brutti. Guarda che le buschi, Castino. Guarda che le buschi. Ma siamo attivi all'allarme, mi incazzo. Accidenti, Fisher. Attento agli allarmi. No, Stiamo questa cosa sfiorando qui la è terza guerra rotta, mondiale. Questa qui è veramente rotta. Cazzo, c'è la torcia! Ma ciao! Ciao Marco! Questa musica è troppo ansiosa, parecchio. Niente, lì devo uccidere. Quello sulla sedia lo devo uccidere per forza, ragazzi. Mi fa partire l'allarme quell'uomo. Cioè, lui dorme sulla sedia, ma... Si alza di scatto un attimo e dà l'allerta a quello lì che sta dall'altra parte del muro. Non so come faccia, ma lo fa, quindi deve morire. Punto. Accidenti, Fisher. Attento agli allarmi. Stiamo sfiorando la terza guerra mondiale. No, ora potete dire tutto, ma questa non ha senso. No, no, questa non ha senso. Dai, ho appena detto che è un bel gioco, cazzo. Ora mi piace come gioco, ma vai a cagare. Con lo sparo sale di 3 quadratini, davvero? Con qualsiasi sparo? Non ha comunque senso. Un'arma col silenziatore, stanno dormendo quei due. Stanno dormendo, ma scherziamo! Stanno dormendo. No, no, ok, no, dai. Devi dire, è un bel gioco, però questa parte è fatta col culo. Allora continua a difendere questo gioco, altrimenti fa incazzare anche a me. Dico anch'io che è un gioco di merda. Ben per te. Ho visto qualcosa e poi rimane lì. Vedi che ha rotto sto tizio. Ma. Mo mi vede la telecamera. Ok. Cosa c'è nelle casse? Oh, mio Dio, no. Sì. Colpisci e terrorizza, ma ora rispondi. Cosa c'è nelle casse? Non lo so, lo giuro. Mi limito a sorvegliare la stanza. Bene, allora dimmi cosa sai. C'è uno sportello nell'angolo. Porta al pavimento sotto la zona di carico. Ok. Ma puttana! Metti st'allarme allora, che ti devo dire? A quanto pare inevitabile. È sempre quell'uomo vagato sulla sedia che causa sempre questo, Fianco sinistro. Giù, proiettile. vabbè,
Sì. Continua, sono lì. Quanto mi trigger sto gioco. Il sensatore in realtà è ancora meno silente. Basta! Stavano dormendo! Su! Stavano dormendo! Uno non si sveglia per così poco, su via! È follia questa! That's the right dose. E piglia pure un altro. Oh yeah. No, non è che se metto difficile il gioco supera le leggi della natura, cazzo. Il gioco deve rimanere tale, devono soltanto essere magari un po' più attivi. Ma nel senso quando mi vedono un po' più attivi. Non che mi aumentano i danni a dismisura e poi mi sentono pure se dormono. Dai cazzo, è esagerato così. Due telecamere ci sono in quella zona. Se posso capire che magari mi vedono meglio. Se metto la difficoltà massima magari mi vedono meglio, ma non è possibile che mi sentono se stanno dormendo, cazzo. Una pistola è silenziata, dai. L'ho capita la cosa del quadratino, non me l'ha spiegata 4 live, cazzo. No, basta, è anormale. Non puoi far diventare un gioco anormale solo perché c'è la difficoltà difficile, punto. Deve rimanere comunque coerente. Via Ubisoft. Cazzo, è come se aggiungessi gli alieni come nemici solo perché è la difficoltà difficile. Non hanno senso di esserci gli alieni. Non li puoi mettere gli alieni solo perché la difficoltà è più alta, cazzo. È la stessa cosa. È comunque una cosa paranormale, cazzo. E non mi prende la luce. Guarda, magari è indistruttibile. No, è indistruttibile. Ma perché? E insiste. Stanno dormendo, cazzo. Uno non si sveglia per un colpo silenziato. Dai. Mamma mia, un rumore di un secondo. Di mezzo secondo, di un centesimo di secondo. Non di stronzate tu, Castino, pazzo maleducato. A C proprio no, cazzo. Tutto ma non a C. Niente va rappagronato a C. Questa sono stato stupido io, l'ammetto. Accidenti, Fisher. Attento agli allarmi. Ma perché danno le allarmi? Solo perché esplosa una luce. Vabbè. Senti, l'abbiamo già appurato che la fisica dei tizi sulla sedia è tutta sbagliata, Kai, cazzo, non puntualizzare, l'abbiamo visto anche nelle altre live, che se gli vado da dietro cerco di afferrarlo, quello si sveglia così di pacca, allora non sta dormendo, fa finta, allora dillo che fa finta, cazzo, che il gioco mi dica che il tizio fa finta di dormire, allora l'accetto come cosa.
Ma quella non è la fisica di un uomo che dorme. Punto. Aprire questo e insiste, madonna, Kai, basta, è meglio Assassin's Creed, c'ha ragione Gastino, punto. Tu sei il guardia. Ciao contenitore. Non siamo di questa base, dobbiamo solo consegnare il missile e aspettare una firma. No, basta, basta, è meglio Assassin's Creed. Dovrai passare in qualche modo dalla fossa di lancio del missile. Buona idea. Sono felice per te. Il doppiaggio è GG. E se eri ironico non capisci un cazzo, perché almeno il doppiaggio è fatto bene, non rompere. Ciao, ma tipico. Cazzo è che ha detto? Non l'ho manco ascoltata la conversazione. Aha. No, questa mi sa che dovevo usarla prima. Niente qua. Serviva solo per nascondermi se mi vedevano? Ma che cag... Ah no, ecco. No, ma è sicuramente... Era sicuramente per evitare tutti i nemici questa. Ma tornerò sicuramente indietro. Adesso non si può vedere la prima faccia di Sam Fisher, no, è tutto coperto. Infatti sono tornato indietro, ok. Ciao Kennino! Mi ha fatto bene De Che, è la stessa voce del mio panettiere. Ma chi, Luca Ward? Ma sei drogato? Ma hai detto che hai detto del panettiere a Luca Ward? Ma tu sei da internare. Sto tornando ancora più indietro io, Che la pistola è vera. Professore, ma quella è una persona vera. Stai ormai Silent ha cambiato. No, no, sei impazzito tu, Castino. Tu sei impazzito, non puoi dire che il doppiaggio di Luca è un panettiere, cazzo, non lo puoi dire. È un insulto al doppiaggio italiano, cazzo. Senza alcuna tracchia, Pensa cosa pensa di quello, allora, se gli fa schifo Luca Ward. Ma che ce la fa? Salta lì? Non credo proprio. Ecco. E si è fatto pure ma... Madonna, ridammi Lara. Ridammi Lara, cazzo. Avevo già provato a cliccare qua, non mi ha fatto niente prima. Che faccio? Mi attacco sul missile? Sarebbe una cosa troppo intelligente per lui. È più bravo che ne a doppiare, pesante. I buoni padri del gioco sono diventati leggende, mentre le frasi da medievi, che cosa hai fatto? No. Perché quella non è fatta male. Quello è un doppiaggio divertente. Cioè, è fatto apposta così quello di Medivo, non è che è fatto male. Ma che cazzo ho capito fa così? Non ho capito. E mo?
In quanto lei lo faccio il Nevada. 4. 4 live secondo me. Oh. Per me è 4. Sono 3 livelli ma sono tosti. Cioè sono lunghi più che tosti. Tipo il primo in realtà è abbastanza facile, ci sono giusto 4 salti che sono difficili, per il resto è soltanto lungo. Quello forse in una live lo fai, il primo livello. L'area 51 forse ti romperà un po' il cazzo. Quella sì. Che è sempre meglio dell'ultimo livello di Londra, eh. Non l'ultimo livello, quello con la tizia, quello dell'acqua. Sì, i livelli dell'acqua di... No, tipico. Dai. No, è ovvio che non si parlava di San Andreas. No, no, non quella di Dison. È vero che c'è l'area 51 anche lì. Ma non è l'area 51 quella, è l'area 69. Quella di San Andreas è l'area 69. Quella di Tomb Raider 3 è proprio l'area 51. Vabbè, proprio alla fine sono andato a girare. E certo, ma non nessuno accende l'allarme, cazzo. Accidenti, Fisher. Attento agli allarmi. E invece sì. Ma perché? Ma io non ho parole, cazzo! Quel tizio mi ha visto mezzo secondo, l'ho picchiato subito! Come fanno ad aver visto tutto loro? Muoio se rimango qui, è inutile. So cosa stai pensando, Fisher. Se decidono di buttare al vento il protocollo e lasciare le testate sbloccate... Anche se esplodessero, non distruggerebbero la batteria. No, ma sarebbe comunque un bel macello. E certo, mo' il quadratino è sotto lo zero, però mica mi sente, no, continua a rianimare lo stronzo. È andato giù come un birillo. Questo mi sveglia tutti, sto pezzente. Maledizione, cos'era? Non l'ha preso. Madonna, tipico, non ricomincia con la S dopo Gear, ti prego, ti avevo già avvertito. È Metal Gear senza la S, per favore, per favore. Per favore, tipico. Sta andando avanti da troppi mesi questa cosa. Comunque niente, quest'anno ci sarà un gioco di Pokémon bruttino 2019 invece di quello bellino. Che è successo alle luci? Vorrei poter dire che di Pokémon mi importa qualcosa, però onestamente. Poi bruttino in che senso? Che genere è? Un attimo, lì a dire dove era la gridata. Eh? Oh cazzo. Adesso mi attivano 10 allarmi perché questo mi ha visto mezzo secondo. Guarda là che è tutto allertato. Te pareva. Accidenti, Fisher. Attento agli allarmi.
Stiamo sfiorando la terza guerra mondiale. Chi glielo spiega che l'allarme non ha senso? Abbiamo un problema. Allora, niente lotte con i Pokémon selvati. Andiamo nella prima regione, gli starter saranno Pikachu o Eevee. La prossima volta non farti beccare. No, 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 non me ne ero accorto! Ma non può vedermi! Ma sta sparando a caso e mi prende, sto uomo di merda! Pure la visuale in prima persona, missa adesso. Ma sei tu che sei scappato, coglione! Madonna santissima! Niente, l'altro che Pokémon si è ambientato nella prima... la prima regione intendi quella con i primi 151 Pokémon, giusto? Che vuol dire niente, l'altro? Ma è un GDR, com'è il gameplay? Se già i Pokémon è andato a fanculo con le creature che hanno inventato, figurati sta roba. No, quello più che altro è... è per il fatto che sei troppo abituato a vedere i vecchi Pokémon, quindi quelli lì nuovi ti fanno tutti cagare. Cioè, ammetto che alcuni alcuni di quelli ultimi, delle ultime due generazioni che hanno fatto, alcuni sono veramente brutti e ci hanno messo veramente pochissima fantasia. Sam, passano gli anni e non imparerà mai a sparare, puttana, davvero. Ok, quella non è neanche una luce, io gli sto sparando. Ho finito i colpi della pistola? Baba via, la vedo male qui. Ma pensavo di essere al buio! Solo che diamo una scusa ai nordcoreani. Se decidono di buttare al vento il protocollo e lasciare le testate sbloccate... Anche se esplodessero, non distruggerebbero la batteria. Cioè, l'unica zona in luce era quella dove del missile, cazzo. L'unica! Perché qua non mi fa toccare? No, qua sì. Non dovrebbe esserci nessuno perché in teoria li abbiamo ammazzati tutti lì. Cazzo, c'ho solo 8 colpi pure qui. No, no, non era la luce rossa. Sto caricando i codici della sequenza. Perché questa qua non mi fa luce, per esempio. È proprio buggata quella zona. Se dovesse accadere il peggio e io mi trovassi ancora qui. Non dirlo nemmeno, Sam. Che deve accadere? Deve far esplodere i missili, è pazzo? Dov'è sta cazzo di telecamera? Io non la vedo, ragazzi, neanche quella che mi ha visto poco fa avevo visto, altrimenti la mutavo. Questa non capisco dove sta. Ho visto manco lei però, eh. Che vuol dire una telecamera notturna? Cosa c'ha, mimetica ottica?
Diciamo che nel mondo Pokémon da qualche anno il concetto di Pokémon Spettro è oggetto posseduto, e allora si sono sprecati tra bambole, castelli o lampadari. Non. Da quanto si è capito saranno i primi 151, te li puoi passare da Pokémon Go, ma non si capisce come si può livellare, se per catturarli devi solo lanciare la ball come in Go. Ah, una roba tipo Go, ok. Ora dovrebbero spiegarmi dove devo andare, però. Qua. Non ho il nome, il numero perché li ho ammazzati tutti, porca puttana. Mi manca l'ultimo? Vabbè, è questo, dai. Ok. Ciao Sadie! Grazie per l'host, Meg! Che ti vedono al buio. Sì, ma io non riesco a vedere le telecamere. Sono io che non le vedo, capisci, Akai? No, comunque quella lì mi aveva visto perché ero in luce. C'è Ero qualcuno proprio in laggiù? luce davanti al missile. Oh, cazzo. No, 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 Avrei no, 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 no
Se il tasto funzionasse avrei fatto così. Togli sta merda. Se il tasto avesse funzionato avrei fatto così e tanti saluti. Ma mo la luce ritorna. Cazzo. Ah! La telecamera! Niente! Niente! Guarda lì! Vado! Stai, mi sa che è entrato Parco su Telegram. Sì! Sì! Parchino! Ah no, aspetta, è entrata Yana su Telegram poco fa, eh. No, che è entrata Yana, non si confonde. No, non ho salvato. No. 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 Ma cos'è che fa tutta sta luce? Quella? Non ho salvato. Vabbè, dai. Sappiamo dove cosa devo fare. Facciamo veloce, facciamo veloce. Prendi sta roba. Qua non c'è nessuno, vai. Nel computer pure non c'era niente, mi pare, vero? Ok. Cazzo. Dai, non è vero, zitto. Ok. Se ti avvicini ti ammazzo, devi andare via. Vaffanculo! Niente, niente. Niente. Io vorrei capire con quale scusa hanno fatto una mira di merda del genere a Sam. Io voglio veramente capirlo. Io voglio risposte, cazzo. Come fai a creare un personaggio così bello, un agente segreto con tutta sta esperienza, e poi gli fai ancora sta mira di merda? Lo capisco che vuoi rendere difficile il gioco, ma cazzo. Ma cazzo. La luce lì cattiva. Vedi che sono al buio e non mi vede. So cosa stai pensando, Fisher. Se decidono di buttare al vento il protocollo... Madonna, saremo contro. Anche se esplodessero, non distruggerebbero la batteria. No, ma sarebbe comunque un bel macello.
Ormai mi ha confuso, ha detto ciao Parco. Fammi vedere. Aspetta, qua. Basta che mi dici quante persone sono entrate su Telegram adesso. Se ne è entrata una sola, allora è Yana. No, vaffanculo, ma cominci a perdere, questo muore subito. Dammi una mano. Ma non è possibile! Io comunque sta cazzo di telecamera non la vedo. Bel lavoro, Fisher. Sto caricando i codici della sequenza di attivazione per Grimm. Lambert, se dovesse accadere il peggio e io mi trovassi ancora qui... Non dirlo nemmeno, Sam. Ci sono telecamere con la mimetica ottica qua, basta, non ci sono spiegazioni. Non si vedono, sono invisibili. È Yana, ok. Parapapapa. No, aspetta, c'era un medikit da qualche parte. Dov'era? O no? Me lo sto immaginando? Non c'era un medikit da qualche parte? C'era un medikit. Dove, dove? Eccolo qua. Trovato, trovato. Prova a metterti in visione tu e vedere se ti mostra il tuo raggio d'azione. Ma non è a visore notturno. Ma avrebbe visto anche stavolta, Ma comunque il fatto non è che è lei che non mi vede. Sono io che non la vedo. Non capisci qual è il problema. Non c'è una telecamera in quella stanza. Eppure c'è il rumore. È quello il problema principale. Lucissima comunque. Ho visto dappertutto. Akai, non c'è niente che assomiglia a una telecamera. Dai, non rompere, cazzo. Su, che cazzo hai oggi? Guarda questo che mi ha visto subito. Ma questo qua spara a chiunque passa in sto ascensore. Fammi capire. Fammi capire. Ho capito che sto gioco ti dà feels, ma non puoi continuare a giustificare cose che sono ingiustificabili. Merda. Dentro una boccia. Ah, dici che quella era una telecamera, può essere. Cazzo, mi serviva il tizio. E mo? Lo forzo? Per forza. Per forza, forza. Accidenti. Madonna. Stiamo sfiorando la terza guerra mondiale. No, no, una luce scoppia e loro... direttamente l'allarme. Manco ci provo perché ho visto che sono in quattro prima. Cazzo di speranze ho io qui. Non so se le bombe sono efficaci. Merda mia,
Ma che cazzo ne sanno che sono qui? L'abbiamo fatto fino adesso. L'ho fatto anche adesso per uscire dall'ascensore, Marco, non l'hai visto? È da 2 ore che lo sto facendo qui. Ma stanno spente 3 secondi e poi si riaccendono. Io, a me serve tempo per hackerare il coso lì. Ma vaffanculo, vai, Cristo! Accidenti, Fisher. Meglio tenere gli occhi aperti. Cambiamo argomento. Il produttore di materiale. Ce ne stanno 2 di luci, poi io devo romperle, cazzo. Non posso farlo in altri modi qui. Ma che non ci sia un pulsante per spegnere le luci? Che sta lì accanto alla porta. Per ogni cartolina Andy Hardwood offre legno e materiali per un valore di $10. Cosa c'è in dis- ah, il computer. Ma non riesce a superare una sedia, questo qui può spegnere una luce, cazzo. This seems like one happy stream. No, no, Astor, no, no. Vabbè, ma lo vedi che non il raggio è tutto lì? Mi vede a priori. E mi forza lo scagno. Accidenti, Fisher. Attento agli allarmi. Stiamo sfiorando la terza guerra mondiale. Io volevo spegnere la luce, ma forse non è manco proprio per la luce questo. Non c'è un coso per la luce qui dentro. Era questo? Era qua, cazzo. Era da mezzo centimetro da me. Non si vedeva. E ho notato che è un lettore di tessere. Veloce adesso, veloce. 191, 20. Dai. 10, questo. Ok. No, no, che cazzo carichi, non ci provare proprio. Sì. No, no, ho cancellato il salvataggio, ma sei pazzo? No, intendevo che di cancellare il caricamento. Cosa sta facendo? No, non mi cancellare il salvataggio. Pazzo! Babba mia! Staccati dal muro. No. Cos'è questo caso? Ma chi ha aperto la porta adesso? Io non l'ho aperta. Perché si è aperta? Quella telecamera mi vede, cazzo. Ma non c'è nessuno qua dietro. Come hanno fatto a vedermi prima? Da diventare pericolosa. Babba via. Babba via. Affondata da un missile lanciato da questa materia. Il mondo è a meno di 12 ore da una guerra che farà milioni di morti. E mi sta dicendo che non ci sono stati guasti? Noi abbiamo controllato. E non mi vedono. Vedono l'impossibile. Non mi vedo, non mi vedono adesso. Vabbè. Vabbè.
Benissimo, così quello non lo devo uccidere io. Dopodiché farete tutti i test che il capitano ha dimenticato. Finché non scoprirete che diavolo è successo al mio. No, ne è arrivato un altro. Salva qua, va. Sì, signore. Adesso fuori di qui. Ora è tutto chiaro. Il missile veniva da qui, ma non l'hanno lanciato intenzionalmente. Questo è bene. Possiamo evitare una guerra. Il problema è che qualcuno ha lanciato il missile intenzionalmente. Quel qualcuno è per caso Douglas Shetland con gli algoritmi di Zerkezi? È probabile. Ma devo questa prima sapere se c'è l'impronta di Dvorak nel BIOS della cosa piattaforma sta dicendo? Che ha sparato il missile. No, no, sulla sedia no! Perché ti sei andato sulla sedia? Niente, è andato nella sedia, si è buggato tutto, ovvio. Sì, signore. Adesso fuori di qui! Ora è tutto chiaro. Il missile veniva da qui, ma non l'hanno lanciato. Secondo me Skyrim mi ha preso da sto gioco. Questo è bene. Possiamo evitare. No, l'amor di Dio, lascia sta Skyrim. Ha lanciato il missile intenzionalmente. Quel qualcuno è per caso Douglas Shetland con gli algoritmi di Zerkezi? È probabile. Ma devo prima sapere se c'è l'impronta di Dvorak nel BIOS della piattaforma che ha sparato il missile. Lascia stare i chi diavolo sei. Siamo troppo vecchi per questi giochi da bambini. Mm? Va bene. Cosa vuoi, americano? Questa batteria è sul corridoio logistico di Kaesong Musa. Qual è la forza della divisione? Perché dovrei dirlo? Mi ucciderai lo stesso. È un gioco di posizione, colonnello. E tu l'hai già perso. Perché devi condannare anche 50.000 uomini? Sono i tuoi uomini, americano. Non i miei. Non sono i miei uomini, colonnello. Nemmeno i tuoi. Sono solo uomini. Mariti, padri, figli. Come me e come te. Devono morire per i nostri errori. Abbiamo un rapporto di forza di 8-1 contro la vostra seconda divisione di fanteria. Tra meccanizzati, artiglieria e fanteria lungo il percorso. 8-1. Non potete vincere. Kaesong Musan sarà il punto di rottura e Seul cadrà entro 72 ore. I vecchi soldati non muoiono mai. Buon Dio, Fisher. Quei numeri sono il triplo delle nostre previsioni. Diavolo. Conosco parecchia gente nella seconda divisione di fanteria, Lambert. Sono bravi soldati, ma spero che la loro polizza di assicurazione sulla vita sia aggiornata. Ehi, queste cose cattive. Staccati dal muro. Qual è il tasto per attaccarsi al muro? Che io continuo ad attaccarlo per sbaglio, non capisco. No, ma non lo prende dalla sedia, mo si bugga. Ok. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Niente panico. Va bene. Sei ben addestrato. Sono un fedele soldato dell'esercito nordcoreano. Congratulazioni. Dammi qualche informazione o concimerai fiori in un cimitero pieno di gente come te. Io non so niente. Ciao, Critical! Quindi sei un ignorante. Non sono ignorante. Sono fedele. Sei più indottrinato di un cappellano militare. Non paragonarmi a un occidentale codardo. Dimmi qualcosa di utile e la finiamo qui. Meglio la morte che il disonore. Cristo, voi duri siete tutti uguali. 825-775-867. Babba via, che codice. Dai, è rimasto solo quello. Li abbiamo presi tutti e tre questi, dai. È andata bene. Voilà. Ah, questo proprio non gli interessa nemmeno di sentirlo. È possibile che ti ho già visto sulla mia pagina di MGS? No, non credo. Non credo. Pagina Facebook, dici? Una pagina grande? Cioè, non ne frequento nessuna, però forse ci sono passato. Non credo di aver commentato, però. Forse l'ho vista, però...
Diciamo che Facebook non lo seguo più, quindi di conseguenza non seguo più nessuna pagina, non mi ci sono mai messo a seguire. Ok. Grazie dell'host, Jordi! Le frasi più belle di Metal Gear Solid. Sì, ok, ci sono passato. Bella, bella, ottima pagina quella. Bel lavoro, Non so Sam. tipo da Ancora un registro di commentare i post, spedizione e però avrai di una solito li descrizione guardo. dettagliata delle loro forze meccanizzate nella regione. Lo troverò. Ok. Do. Mo? No, qua dove sono venuto? Cosa mi dice che devo riscendere con l'ascensore, eh? Qua non c'è veramente nient'altro. Oh, questo non l'ho ucciso io, se mi incolpano per questo li ammazzo io. Sapete che sto rimettendo a mano gli S1 dopo mesi fermo senza giocarlo. Azz, io... Ogni 2 o 3 mesi me lo rifaccio, meglio se uno, quindi. In live l'ho tipo portato 4 volte. Ho portato 3 volte normale e una volta il remake. Anzi, una volta e mezzo il remake. Ma pure qui quando Sam si fa scoprire dopo aver eliminato tutti si mette a commentare. Sì, può darsi, forse alcune volte sì. La possiamo anche rompere sta luce. Penso che dove torna giù comunque, eh. Potevano fare il menu che dicesse quale obiettivo devo fare, eh. Almeno tipo Siphon Filter. Tipo, sei convinto che c'è la lista degli obiettivi da completare, da fare? Qua non me lo dicono mai, cazzo. No, non mi pare, tipico. Ma quegli Splinter Cell e questi sono di un universo completamente diverso. E adesso io dove devo andare, però, scusa. Non ne ho idea, ragazzi. Io non ne ho veramente idea. Spero di non star tornando indietro senza cioè, per niente. Ah, quindi voi dite che le telecamere sono lì dentro? È vero, eccola lì. Ah, ecco dove si nascondeva, stronzetta. Ecco dov'era. Comiccio l'hanno creato solamente perché Sam doveva salvare sua figlia. Spoiler. Grazie, Atypical. Sempre molto gentile con gli spoiler, mi raccomando, continua così. No, non mi fa più tornare indietro comunque. No, però eravamo venuti da sopra, ok. Ciao Alisso! Ma tu stai mai visto in vita tua una telecamera a circuito chiuso? Che cazzo c'entra? Non ho mai visto una telecamera chiusa in una cupola, quello te lo posso assicurare. Quello te lo posso assicurare. Ok,
Come stai, Alisso? Dimmi piuttosto se sto andando bene o se ho sbagliato a fare qualcosa. Io sto tornando all'inizio. Sto sbagliando, secondo me. Non devo tornare indietro. No, ti posso assicurare che a Chioggia non c'è. C'ho la telecamera qua fuori dalla finestra, se vuoi sapere. Perché c'è la polizia qua di fronte casa. C'è la telecamera che guarda chi entra ed esce dalla stazione. Ti posso assicurare che non c'ha una cupola attorno. Me lo dici adesso dove devo andare, ok? Sennò qua torno all'inizio del livello e ho sbagliato tutto, eh? Io vado indietro. Qua è iniziato il livello. Notte che Nino. Bene, quindi come vai? Più crashato? No. Stranamente no. Non ha nemmeno abbassato la finestra a caso. No, non dovevo tornare indietro. Basta, adesso devo ricaricare e devo rifare tutta l'ultima cosa che ho fatto perché abbiamo sbagliato. Che cazzo devo fare qui? Non capisco, non ci sono più stanze per andare avanti. Tocco di nuovo i computer? Cazzo. Quello manco lo posso toccare. Non ne ho veramente idea, ragazzi. Marco si è unito davvero. Finalmente! Madonna, se sono entrato tra mille errori. Oh, ora tutte le persone più importanti ci sono. Dende non è compreso tra le persone importanti. Maledetto Dende. Ed è... Ken, prima di andare, fai il miracolo e cerca la soluzione. Ecco, adesso devo davvero capire come si silenziano i gruppi. Scherzissimo. Qualcuno mi aiuti. Qualcuno mi aiuti. Devo andare qua ancora. C'è un'altra strada di qua, forse. Non l'ho vista prima. Ah, c'era anche di qua. Vediamo dove porta questa. Mica di andare verso l'ascensore. Sono andato verso l'ascensore, sono tornato anche a inizio livello, atipico. Non c'è niente. Ora siamo sopra l'ascensore. Come mai? Che deve fare? Niente miracolo. Notte che Nino.
Non ho capito perché ha dovuto fare sta cosa. Non poteva andare semplicemente più giù l'ascensore? Vabbè. Importante che sia contento lui. No, ma siamo tornati qui. Ma... spero ovviamente che ci sia un altro piano. Madonna, pensavo di averlo messo fuori uso. C'è un piano di mezzo, forse. No, che no, serve ancora il miracolo. Serve ancora il miracolo, cazzo. Siamo sempre qua. No, non siamo ancora qui, non so dove devo andare. L'ho toccato sto computer, mi pare di sì. Ah, ma allora c'è un tasto per gli obiettivi di gioco. Io c'ho solo il menu qui, eh. Io c'ho solo sto menu, non ho tasti per altre cose. Tra l'altro l'ho messo con Joy to Key, sto qui, forse c'è un tasto sulla tastiera? Prova con Tab, l'ho provato Tab, non fa... il tasto serio è questo per me. Quello di pausa. Mentre la pausa è questo. Io sti tasti non li ho toccati, erano preimpostati così. Non ci sono altri tasti, ragazzi. Provati tutti. Ho premuto tutti i tasti, ho premuto anche quello per mutare. Comunque era F1, ragazzi, F1. Esamina il BIOS del lanciatore per tracciare i frammenti di algoritmo. Eh? Il che? Qual è il lanciatore? Ma figurati se il tutorial ti dicevano F1, non sanno manco loro che tasto è F1. E comunque non ho capito lo stesso l'obiettivo. Qual è il lanciatore? No, non mi puoi dire che c'è la mappa. Cos'è? Andato F2? F3? F4? Ma che crasha il gioco?
Ho fatto saltaggio rapido con F5. Cazzo, a saperlo mezz'ora fa. Cioè, 10 live fa. Ecco la mappa. Ah, capisco tutto. Che è sta merda? È quello l'obiettivo? Questo è l'obiettivo? Quel coso rosso? Ok, quindi è all'inizio, no? No, intanto devo tornare giù. Sì, ok, è quello l'obiettivo. Devo tornare giù. Quindi avevo ragione a tornare indietro. Forse era uno dei primi obiettivi, in realtà li ho tralasciati. Può essere? Fortuna che i tizi li, o li uccido o li stordisco sempre, perché altrimenti mo tornare indietro con sti cosi qua era dura, eh. Per fortuna che li stordisco sempre tutti, cioè lascio sempre gente a terra quando passo io. Senza mai aver mai letto lo psata. Ma sai quanto rompono i coglioni quelle cose da leggere solo quando devo avviare la missione? Secondo te ho anche voglia di andare a leggere i dati che mi danno? Ma figurati. Ma figurati, cazzo. Già ogni volta appena inizia una nuova missione ci sono 8 personaggi che ti parlano, ti fanno un mazzo così. Mi basta, mi avanzano. Aia. Ok, da qua. Cazzo di tasto era, F1. Sto capendo un cazzo comunque della mappa, eh? Un gioco che vorrei che portassi in live è Die Hard. TVB a TV, ma no. Tutti i giochi fatti, presi da film, mi fanno sempre da tresciata. Sono veramente pochi quelli che presi da un film non sono delle tresciate. Quanto ci sono vicino adesso? Se potessi usare la TV ti farei portare Point Black. Che vuol dire se potessi usare la TV? Lo potrei portare quando voglio, Dovente in Black. Che c'entra la TV? No, ragazzi, io non capisco dove sta quell'obiettivo. Ma mi allontano sempre di più, ma com'è possibile? Non capisco. Ma non l'ho mai giocato quella pistola Point and Blade. Ci giocavo anche da piccolo, ma usavo sempre il controller. Ma chi era così ricco da permettersi la pistola? Dai. Io non capisco, ragazzi. Cioè, io non capisco come devo... Sto passaggio qui, dove cazzo si trova? Cioè... È per forza quel passaggio lì, non ce ne sono altri, è inutile.
Oh, t'attacchi. Lunga quelle braccia, madonna. Sarà quel missile che ha spostato. Oddio, è vero, mi sa che è quella la stanza. Cazzo, è vero, è quella la stanza, eh? È qua a sinistra. Giusto. Ah, no. No, la stanza dei missili è questa e questa. Qua dice che c'è una porta tutta a sinistra che mi porta su sta zona. Una porta qua. Oh, non l'avevo mai vista sta zona. Non mi ero proprio accorto che esistesse. Hai capito? Trovata, dai. Ah. Buoni, non fatemi incazzare. Guarda qua che c'era. No, mi vede. Attivare l'obiettivo risalva. Devi aprire il rivestimento prima di lavorare sul MIUS. Non ho portato il piede di porco. Pazienza. I piedi di porco li usano solo i personaggi sfigati nei videogiochi. Oh. Metti il lanciamissile in posizione di manutenzione. L'interruttore dovrebbe essere nella stanza di controllo, proprio sotto di te. Piano con le parole. Attenzione, è vietato attaccare Memo sui tabelloni senza l'approvazione del sottufficiale Fokker. Dubito che tu per primi Metal Gear intendi quelli veramente primi. Perché lì non si poteva stordire nessuno, morivano e basta. Oh, 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 oh. Ma ancora così tanta gente c'era su sta base. Quello sta su una sedia, quindi non mi fido. Half-Life merda. Basta, non interroga più nessuno, si è rotti i coglioni anche Sam ormai. Comunque col cazzo che lo finivo sto gioco se lo iniziavo alle 22. Siamo da un'ora e mezza solo su sta missione. Aperta. Raggiungi la scheda madre sul lanciamissili e recupera i dati dal BIOS. Siamo davvero da un'ora e mezza solo nella prima missione. Bel lavoro, Sam. Ce ne mancano ancora tre. Dalle richieste di trasporti e di ricambi, deduco che la struttura sia molto più importante di quanto credessimo. Beh, mi conosci. Io sono sempre dove c'è l'azione. Questo è il terzo. Come il preso? Ah, sì. Sì. Non lo so, quello che portavi tu non erano i primi. I primi sono usciti nell'87 e nell'89. Io dubito che tu intenda quelli per i primi. Bel lavoro, Sam. Sto leggendo il BIOS. Sì. Ecco l'impronta di Dvorak. Da dove cosa deve succedere che devo salvare? Dagli uffici di Splays. Seul. Cosa? Seul in Corea del Sud. Mi stai dicendo che gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra per proteggere chi ha affondato la Walsh? Non riesco a tracciarlo più in là di Seul. Va bene, ora cosa faccio? Fisher, l'esercito nordcoreano l'ha fatto. Stanno oltrepassando la zona demilitarizzata. Siamo in guerra. Perché? Abbiamo appena trovato le prove che non hanno lanciato il missile. Buon Dio. A proposito di lanci... Quella batteria si è appena accesa come un albero di Natale.
Non stanno puntando le nostre navi, vero? Il radar attivo è acceso. Sembra che stiano per lanciare, Fisher. Devi annullare l'attacco. Ben detto, capo. Quindi? Non è molto... molto intuitivo questo gioco, eh. E mo? Non mi dà nessun obiettivo. Che cazzo devo fare? Sì, ma che cazzo devo fare? Boh. Cosa farebbe Tamo? Direbbe per favore, stai zitto. Sto gioco va fatto quella guida, Madonna. Cioè, avevamo appena scoperto che la mappa ti dava un indizio in più su come andare avanti e subito già al secondo obiettivo non ci sta più già più dicendo un cazzo. Oh, adesso me l'ha detto. Devo andare a destra stavolta. A quanto pare c'è un'altra stradina a destra identica. Di là, esatto. Non tira fuori la torcia. Bastardo. Ho sentito che c'è un lancio in corso. Oddio. Non ho tempo per terrorizzarti. Da dove lo lancerai? La batteria est, ma devi sbrigarti. Grazie del consiglio. Sarà quella cosetta lì? Testata non si armerà finché non sarà a qualche centinaio di metri dal bersaglio. Se riesco a trovare i codici di annullamento. Buona idea. Vuole farla esplodere in aria. Sono proprio sotto la piattaforma. Vado. Io in fretta, Fisher. Il tempo di volo del missile è di 3 minuti. Primario. Portaerei. Direzione 218. Raggio 1120 km. Confermato. Ho sentito un rumore. Hai sentito? Sì. Cazzo, ho sentito il rumore. Anche no. Minchia, pensavo l'avesse schivato, mi stavo per triggerare. Ma mi vede, cazzo! Cosa sta pianificando quell'uomo? Dove sono finiti i proiettili elettrici? Perché li ha tolti? Ma puttana tutto quanto, cazzo! Con quale rapidità può sparare una persona? Madonna, se fa sclerare sto gioco. Madonna, se loro sono addestrati più di sempre.
troppo tardi. La testata non si armerà finché non sarà a qualche centinaio di metri dal bersaglio. Se riesco a trovare i codici di annullamento... Buona idea. I controlli di lancio sono proprio sotto la piattaforma. Vado. Io in fretta, Fisher. Il tempo di volo del missile è di 3 minuti. Interfaccia di ingaggio attivata, tracciamento bersaglio attivo. Controllo. Puntamento e piano di volo verde. Controllo. Circuito di fuoco. Se non fossimo già in guerra ti direi di essere prudente. Zitto. Ma vaffanculo. Ma che cazzo sta facendo? Non tocca? Tocco sui computer? Bel lavoro, Sam. Quelli sono i codici di annullamento. Devo ancora superare il circuito di forzatura della sala di controllo. Presto, il missile si avvicina alla USS Ronald Reagan a velocità massima. Non ti preoccupare. No. Ho appena dichiarato illegale la Corea del Nord. Eh? E che cosa vuol dire? Ah, lascia perdere. Hai ragione, Grimm. Sono vecchio. Che cazzo devo fare? Perché invece di stronzate non sono più chiari su ciò che devo fare, visto che manca 1 minuto e 44 secondi? Non sto capendo un cazzo. Li ho toccati i computer. Non... Why? I don't understand. Ma cosa tocchi il corpo? Madonna, Sam. Madonna, Sam. Due computer ci sono qua sotto, non c'è altro da fare, eh. Stiamo per fallire, ragazzi. Addio. Sayonara. Terza guerra mondiale. Basta. È destino. Deve andare così. E ho capito. Usa la mappa ogni 2 secondi. Cazzo, non lo faccio manco in resi. Madonna, devo tornare tutto indietro? Ma così me lo dicono. Ma io come cazzo dovevo capirlo? Sì, vabbè. C'è scritto 12 di bugiardo. Sarà questo. Bel lavoro. Babba Bia. È fatta. È saltato? No, ma la testata non si è armata. Anche se superasse la falange della Reagan, colpirebbe lo scafo schiacciandosi come una lattina di birra. Mm? Schiacciare lattine di birra? È la specialità dei marinai. Molto divertente. Pensa a raggiungere l'estrazione. Babba Bia. Arrivo. L'estrazione che ovviamente non mi dicono, me la devo andare a cercare sulla mappa. È l'inizio, no? Dove cazzo sta? Ah, due... Ah, ok, su quelle due scale che abbiamo visto, non importa quale, una delle due, ok. Che fatica sta quest, madonna. Madonna che fatica. Questa qua dovrebbe essere. Mamma mia. GG, tutto completato però. Ma c'era anche una di opportunità, e quale cazzo era? Spedizione e riparazione. Pensa a te. Pensa a te. 79% completata. Che cazzo devo fare più di così, scusa? Ah.
Le prime stime indicano che le perdite combinate nelle prime 24 ore sono... Oh mio Dio! 6.000! Ma c'è un errore! Più del 90% sono perdite del nemico. Le stime indicano che abbiamo perso meno di 1.000 uomini. Meno di 1.000? E ne parli come una buona notizia! È solo paranoia. La nostra minaccia di guerra li ha mandati nel panico. È una guerra preventiva. Lo spionaggio indica che non hanno lanciato il missile intenzionalmente e finché non possiamo provarlo, Seul è in gioco. C'è un qualche modo per tenere la città? Nessuno studio ragionevole ha mai ritenuto che fosse possibile senza l'ausilio delle armi nucleari. E se così deve essere... 38 ore fa, l'esercito nordcoreano ha invaso la Corea del Sud. Da 50 anni a questa parte il loro obiettivo è catturare Seul. Sembra che ci stiano riuscendo. Le forze americane e sudcoreane stanno tentando, mediante ritirate strategiche, di frammentare le singole divisioni nemiche in corridoi separati. 6 ore fa, le prime divisioni hanno raggiunto Seul e stanno colpendo le strutture critiche. In cima alla lista c'è una stazione di telecomunicazioni a nord della città. Purtroppo, l'incursione informatica che ha causato l'affondamento della Walsh viene proprio da quella stazione. Se i nordcoreani riuscissero a mettere le mani sulla stazione, otterrebbero una giustificazione per l'invasione agli occhi del mondo. Dobbiamo ottenere quelle informazioni prima di loro. Le incursioni informatiche che hanno lanciato il missile contro la Walsh sono passate da Seul. Non sono riuscita a tracciarle oltre la stazione di smistamento e non sono nemmeno sicura che non siano effettivamente partite da lì. È possibile che la Corea del Sud ci abbia spinto a una guerra, forzando il Nord ad attaccare gli Stati Uniti. Io ci proverei ad inserirmi, ma questa è una linea dati solida e sicura e i danni causati dai combattimenti hanno già isolato quasi tutti i miei ingressi. Devi entrare e recuperare i dati manualmente, poi trasmetterli punto a punto per permetterci di esaminarli meglio. La CIA ha diverse basi sicure a Seul per facilitare l'inserimento di agenti e il recupero di possibili disertori. Di solito hanno l'aspetto di case normali. Sto pianificando il tuo inserimento in una di queste case, prima che la seconda divisione di fanteria effettui un'altra ritirata. Quando sarai dentro, i ragazzi si ritireranno. E i nordcoreani supereranno la tua posizione, lasciandoti nella scia della forza principale, ma davanti alle truppe di supporto. Disporrai di una piccola zona di sicurezza e ti suggerisco di non deviare dall'obiettivo assegnato. Non ti conviene scontrarti con un battaglione al completo. La Reagan è pronta a lanciare un EA-6B Brawler equipaggiato con un sistema ricevitore laser punto a punto. Il vostro uomo riceverà un trasmettitore speciale che individuerà l'aereo e trasmetterà i dati. Questo sistema è sicuro al 100%. Non c'è broadcast, quindi niente da intercettare, tantomeno da decifrare. Quando il vostro uomo sarà in posizione, noi lanceremo l'aereo e riceveremo i dati. Ma rimane un'operazione ad alto rischio. Chiunque decidiate di mandarmi, meglio che sia all'altezza. Questi aerei valgono 60 milioni di dollari. Finito? Oh, ok. Ok. Benvenuto alla guerra dei tre isolati, Fisher. L'avanzata ha superato la tua posizione. Preparati a scontri sporadici tra unità separate dalla forza principale. Io da che parte sto? Dalla tua. Non sei un combattente. Dalla tua. Chiunque ti veda ti attaccherà a vista, amico o nemico. Siamo in guerra, cazzo. Senti, non ci sono allarmi di cui preoccuparsi, ma chiunque incontri sarà già in allerta. Sarò prudente. Ah, che bello. Ma minchia, l'ho trovato completamente a caso. Ci avrei messo anni a trovarlo sto coso, se no. Piuttosto che sto briefing andavo a prendere auto su GTA. sono d'accordo. Mi trovi d'accordo stavolta. Non mi piacciono i briefing di sto gioco. Li sto seguendo, Li sto seguendo perché altrimenti della trama veramente non si capirebbe una minchia. Però cazzo, sono dei mattoni. Cioè, non è come Metal Gear che c'è il code, che c'è il colonnello che ti parla, Fisher, Snake che gli risponde a una conversazione, critico. Quindi ho delle altre risorse lo sul segui. Campo, lontano dalla tua posizione. Un'altra Splinter Cell? Delle Splinter Cell in addestramento. È un'operazione di rapimento.
ma il loro obiettivo è stato appena spostato dalle forze speciali nordcoreane. Quindi devo catturare l'obiettivo? No. Devi interrogare un membro delle forze speciali per scoprire dove l'hanno portato. Ok. Non ucciderli prima di averli interrogati o ti tiro fuori. Guarda, qui. Noi eravamo. Mi tira fuori, ha detto. Ha detto che me lo tira fuori. Qui. Questo ci mette. So dove siamo. Mentre guidavi io guardavo la mappa. Beh, cos'è stato? Ciao! Se venite avanti ancora vi do un pugno. Mentre guidavi io guardavo la mappa. Beh, non la guardavi molto attentamente. Ok, d'accordo. Se sei convinto di sapere dove siamo, allora fai tutte le ligature. Io vado a pisciare. Non perderti. Ancora. Va a pisciare. E si è girato, vabbè, ma ha visto quell'altro. Per scoprire dove hanno lasciato il loro passeggero. Che c'è? Ah, c'aveva la tenda davanti, non poteva sparare, pensate. Ah, non c'è il caricamento rapido anche. Io guardavo la mappa. Beh, non la guardavi molto attentamente. Ok, d'accordo. Se sei convinto di sapere dove siamo, allora fai tutte le ligature. Io vado a pisciare. Non perderti. Ancora. Sta zitto e vivrai. Co? Chi? Zitto. Lambert, ne ho preso uno. È il lavoro, Fisher. Sto cercando di metterti in contatto. Aspetta. Stai calmo. Le tendine antiproiettili. Ok, ok. Lo più che altro gli hanno inceppato l'arma perché sparava ma non sentiva, bene, Fisher, non usciva procedi. Niente. C'è qualcuno che vuole parlare con te. Ricevuto. Mi chieda dove hanno portato Young. Dove avete portato Young? Non so di cosa stai parlando. Non risponde. Devo ucciderlo. Negativo, negativo. Ricevuto. Dicono che devo ucciderti. Quindi... Aspetta. Ok. Young. L'abbiamo portato in un internet point appena fuori dal mercato del pesce. Vicino al fiume. È quello che volevate sapere, ragazzi? Affermativo. Grazie, signore. Le siamo in debito. Benvenuti nella squadra. Puoi dirmi che cosa sta succedendo, Lambert? Mi spiace, Fisher. Stai diventando troppo vecchio per questo genere di cose. Non stare a sentire Green. In base alla sua definizione di vecchio, dovresti includere dei pannoloni in ogni set di visore. E se parlo troppo con te, dovrò iniziare a usarli io. Sei crudele. E ora cosa farai? Ma è come se avessi interrogato l'altro, quindi questi qui avevano proprio l'anima in comune. Dove cazzo sta l'internet point? Non sono indietro per forza, eh? No, sì. No? Due minuti abbiamo fatto. E perfetto, dalla mappa non si capisce un cazzo. Ok. Secondo la mappa siamo in cima a un palazzo, quando in realtà siamo per strada. Comunque ragazzuoli, io dai rumor che ho visto su sto Fallout sembra essere un MMORPG con elementi survival. I nostri ragazzi
L'ho fatto solo perché mi dava fastidio. Una roba stile Rust e Days, da quel che ho capito. Se i rumor sono veri. Aspetta, e quindi? Ah. Va bene. Sì, un drone Predator ha individuato un centro di comando mobile davanti a te. Cerca di metterlo sotto controllo. Non vuoi che lo elimini? No, potevamo farlo col Predator. No! Ah! Che paura, cazzo! Madonna, che jumpscare! Prima chiede se c'è, poi mi spara. Comunque non li ho visti. Dove cazzo è? Non c'è nessuno. Non lo vedo, deve essere qui, da qualche parte. Ah, no, non ho capito. Muovetevi! Bel lavoro, Sam. È rimasto solo un trasmettitore nella tua zona. Getta l'arma. Lasciala andare. Prima tu. Au. Au. Ma gli hai ammazzato! Ma che cazzo? Se ne sbattono un pochino, dei loro compagni. Comunque c'è un tizio là sopra. Ci sono problemi. Quello lì. Gli americani sanno dove siamo. Se non siamo già bombardati, i casi sono due. Abbiamo vinto la guerra. Ma bel lavoro, cazzo dici, bel lavoro! Bene, inizio i test. Aspetta, aspetta! E ce n'è uno anche lì, madosso, camperati ovunque. Bravissimo, continuo. No, comunque il mirino in prima persona, ragazzi, è fatto veramente col culo. Perché io, vedete? No, aspetta. Questa è l'arma, no? Però il mirino al centro, devo aspettare che si stringa. Il problema è che io per tenere ferma l'arma ho tot tempo. Perché c'ho il respiro, no? Lui finché non ti trattiene il respiro, l'arma sta ferma. Il problema è che io devo trattenere il respiro e aspettare che il mirino diminuisca. Non c'è il tempo, non c'è il tempo necessario per sparare un colpo. Per questo non riesco mai a beccarli con sto mirino di merda. Chi cazzo m'ha visto? Vabbè. Sono rotti i coglioni di sta parte, mo li ammazzo tutti, Non si può fare, ragazzi, non si può fare, dai. Madonna, madonna. C'è il tizio lì sopra che mi vede. Aspetta, aspetta. Ho sentito un rumore. Rinforzi! Non lo vedo, deve essere qui, da qualche parte. In fretta! Spostarsi verso sinistra! Ma smettila! Bel lavoro, Sam. È rimasto solo un trasmettitore nella tua zona. Ma che cazzo stai dicendo? Lo hanno colpito loro con i proiettili, non li ho rotti io sti cosi. Sei troppo bravo. Che bella vita.
Ma sono due luci, ne posso disattivare una alla volta. Non avrebbe funzionato comunque. Bel lavoro, Sam. Con una linea interna alla rete nordcoreana riusciremo a recuperare informazioni molto utili. Sempre felice di essere d'aiuto. Cazzo, no! Per fortuna ha preso l'orsetto e non la bomba! L'avevo cliccata sul rosso, se no. Cioè, visto che trollino l'orsetto, hanno messo l'orsetto sulla bomba per trollarmi. Disattivo una granata, non credo di averle. No, avevo le flash, le fumogene, ma non avevo le frammentazioni. Nemmeno avrei potuto. Poi saltava tutto il camioncino. Ma va. Vabbè, ma. Mi sta calando parecchio sto gioco, eh. Questa qua è veramente da stronzi, dai, io che ne posso sapere che c'è un tizio che sbuca fuori lì. Dai, che non ho fatto rumore, bugiardo, sei un bugiardo. Ok. Vedo un cazzo. Se è troppo, non ci avevo pensato. Chi ha spento la luce qui dentro? Nessuno, si è spenta da sola. Può capitare, cazzo, siete in guerra. Una bomba avrà colpito qualche centralina. Perché dovrebbe proprio essere stato qualcuno? Ovviamente passa dove non lo posso raggiungere. E afferra lo sto cazzo di personaggio. Piano, o dovrò farti vedere. Mi ha dato una pacca, sì. Qual è la tua missione? Siamo qui per conquistare la struttura e inserirci nella dorsale dati nazionale della Corea del Sud. Cosa state cercando? Per quanto ne so io, niente di particolare, ma visto che sei qui, magari ci va di cercare quello che cerchi tu. Dovrò assicurarmi che nessuno sappia che mi hai visto. Oddio, ti prego, non uccidermi! Mi sento male. Mi sento male. Ma questo buggato tra l'altro, guardalo. Ti senti male anche tu? Ok. Fisher, non aspettare l'ascensore. Devi tirare fuori i drive dal server della dorsale prima di andare sul tetto a Oh. trasmettere. Yeah, baby. Ah. That's Voilà. the right dose. Tutta la vita. Ciao, gomboni. Fisher, Va devi bene. tirare fuori i drive dal server della dorsale prima di andare sul tetto a trasmettere. Quali server drive? Che dice? Hanno rotto tutto qua. Qua? Ok, penso proprio sia questo. Cazzo.
Okay. Ora porta quel drive sul tetto e trasmetteremo i dati alle A6B. Non potete leggerlo direttamente. Ci vorrebbe troppo per garantire un collegamento sicuro. E se i nordcoreani lo intercettano? Questa missione sarà stata uno spreco. Che paura! Che paura! Ma sono matti! Ma che jumpscare! Maleducati! Ecco. Bene. Ora porta quel drive sul tetto e trasmetteremo i dati. Ma alle zitta, A6... potevi anche dire, non mi stupravo. Ci vorrebbe troppo per garantire un collegamento sicuro. E se i nordcoreani lo intercettano? Questa missione sarà stata uno spreco di tempo. Laggiù. C'è qualcosa di stranamente ipnotico. Ma cazzo sta dicendo? Che diavolo, che razza di... Ma non è vero, c'è passato anche lui su quel gas. Ma che bugiardo questo gioco. Come fa a colpirmi? Sì, gomboni, mi sono idratato. Ma come che non che io sappia? Ho bevuto mezza bottiglia da 2 litri, ragazzi. Chi ha spento le luci? Non ci sono mai state luci qui, eh. Dove cazzo va? Ma come potrei... Com'è possibile che io sono lì dentro? Scusa. Aiutami! Oh, hai rotto i coglioni comunque. Vaffanculo. La smitragliata sulle palle ci stava questo, eh. Che cazzo. Dai, il corpo qui che blocca. Questo gioco ti rende triste. Prossima fermata in tetto. Dopo aver trasmesso i dati posso andare all'estrazione. Lo adoro questo gioco. Se possiamo confermare che la zona di atterraggio è sicura, ti estrarremo direttamente dal tetto. E se non è sicura? Come, è già finita? Ma what? Va bene. Lambert, sono in posizione. Uomo d'acciaio, qui cane lunare, trasmissione. Lambert, abbiamo un problema. Qualcosa mi dice niente estrazione, eh? Fisher, l'aereo è caduto prima che fossero cancellati i dati. Devi raggiungere i rottami e assicurarti che i nordcoreani non li recuperino. Le truppe nordcoreane stanno posizionando dei ricevitori radar contatti. Cerca di eliminarli tutti. Sam, sarebbe utile recuperare le specifiche tecniche di questi nuovi UAV nordcoreani. Puoi scoprire. Non far casino! Ah, ma che cazzo è quello? Au! Ma c'hanno i droni!
Ma con tanto di mitragliatore a canne rotanti attaccato. What the fuck? Bel lavoro, Sam. Il monitoraggio radio indica almeno altri 4 radar nell'area delle operazioni. E vabbè, te li trovi tu. Puttana, che paura! Sam, sarebbe utile recuperare le specifiche tecniche di questi nuovi UAV nordcoreani. Ma che posso fare per disattivare quei cosi? Mi è sembrato di sentire un rumore laggiù. Se vado a sentire un rumore laggiù poi vado da tutt'altra parte. Ha solo avvertito a se stesso che c'era un rumore lì. GG. Non vorrai saltare, spero. Ah, no! Allora, cosa ci fai qui? Devo controllare gli RRPR. Sapere se hanno tracciato l'aereo che è appena passato. RRPR. Ricevitori radar portatili da ricognizione. Sai cosa ti dico? Bello che il tizio non è morto, lui è sopravvissuto. Sempre. Sarebbe utile recuperare le specifiche tecniche di questi nuovi UAV nordcoreani. Puoi scommetterci. Qualcuno mi dica che si possono distruggere quei droni, perché sennò qua va sclero davvero, eh? Sam, sarebbe utile recuperare le specifiche tecniche di questi nuovi UAV nordcoreani. Non gli faccio un cazzo! Capito, sì. Ma anche se li disattivo, stanno disattivati 2 secondi e poi riprendono. Puoi scommetterci. E vedi, rimane comunque in volo. Cazzo. Ah. Era ancora al menù. Sam, sarebbe utile recuperare le specifiche tecniche di questi nuovi UAV nordcoreani. Puoi scommetterci. Vorrai saltare, spero. Ah, no! Allora, cosa ci fai? Non so manco dove nascondermi, quel coso mi vedo ovunque. Sapere se hanno tracciato l'aereo che è appena passato. RRPR. Ricevitori radar portatili da ricognizione. Sai cosa ti dico? Fatti un sonnellino, ci penso io. Ma puttana, ma non stava neanche portandomi! Sam, sarebbe utile recuperare le specifiche tecniche di questi nuovi UAV nordcoreani. Puoi scommetterci. Ho sentito un rumore. Bel lavoro, Sam. Dimmi dove cazzo devo andare. Almeno altri 4 radar nell'area delle operazioni. Mamma mia, l'ho disattivato all'ultimo. Col computer c'è un cavo.
Ah, quello. Ma ce n'è un altro, madonna. Giù! What the fuck? Ma c'era un tizio qui? Ma i cazzi suoi questo? Allora, io conoscendo Sam dubito altamente che riesca a fare sto sardo, però ci provo. Mi sorprese assai. Cos'è quello? Non è un aereo. Ah, ma è lì sopra lui. Oh cazzo, non era lì sopra. Abbiamo un uomo a terra. Ma vai a cagare, ma che fa questo? Vai via. Guarda che cattivo. Forse dovevo aspettare prima che esplodesse. Cosa? Una bomba ha appena colpito l'edificio. Cos'è stato? Non so cosa stai combinando, ma è meglio che tu venga fuori di là. Stai calmo e vivrai. Chi? A che unità appartieni? Siamo la seconda ondata. Dobbiamo rinforzare il primo battaglione e conquistare l'area. Rinforzi? Quindi avete risorse ed equipaggiamenti extra. Il kit di rifornimento. Abbiamo dei caricatori 5.56-45 NATO, nel caso recuperassimo fucili americani. Grazie del consiglio. Oh, se ne va a fanculo finalmente, madonna. Ma visto, cazzo. Vabbè, no, non è successo per davvero, non è successo per davvero, non è successo. Cosa? Una bomba ha appena colpito l'edificio. Mi era sembrato di sentire un rumore. Non siamo al sicuro dalle bombe. Da dove veniva quel rumore? Ho capito, Akai, che vuoi che non ammazzi nessuno, che lo faccio come vuoi te, però sto gioco veramente mi sta per portare a fare come ho fatto con l'uno, Ma manca poco e ammazzo tutti, cazzo, e vado avanti, davvero, Ma
Va bene la difficoltà difficile, va bene la gente che si sveglia con la pistola silenziata, ma cazzo, se mi sparano attraverso i muri io mi ammazzo tutti. Non esiste. Cazzo, attraverso i muri proprio no. Giù, proiettile in arrivo! Cos'era quel rumore? Che diavolo era? Cosa è successo che non mi ha visto? Che sono in luce! Ma dov'è? Ed è salito l'altro. Cosa? Una bomba ha appena colpito l'edificio. Ah, quello. Ho visto qualcosa. Fatti vedere! Che cazzo spara? Ma questo che cazzo scende? Ma stai qui! Ma stai su e tranquillo! Notte liso, notte. Va bene, non siamo al sicuro dalle bombe. E allora da cosa lo siamo? Cosa dalla fanteria quel rumore? Ascoltami, le bombe non vogliono ucciderti. È solo una questione di probabilità. Ma la cosa più pericolosa al mondo è un fante con un fucile. Preferiscono schiare con le bombe. Ok, calmiamoci. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Meglio non trovare niente in ogni caso. Niente, meglio così. Completamente rincoglionito quel tizio là sotto, eh. Non so se state notando cosa sta facendo. Ai, a piano. No, no, no. Vabbè. Munizioni finite, eh? Si è calmato? Tu dici? E se ne va come se niente fosse, vabbè. Ma se sono abbassato!
Ma sono ancora qua! Maledizione, cos'è? Vieni fuori subito! Cosa ci fai qui? Ah, oh, la mia solita fortuna. Di cosa stai parlando? Me ne sto seduto. Penso ai fatti miei e... Boom! Cos'è successo? Voi pazzi maniaci mi buttate una bomba gigante in testa. Bomba? Quella lì! Ha sfondato la stanza. Mi è mancato per un pelo. Non è esplosa? Non ancora. Ma che importa? Tu mi ucciderai comunque. Abbiamo la conferma che sono rimasti solo due radar. Non te l'ho chiesto. Cosa c'è, Gumboni? Cosa c'è? Ancora vivi. Calma. Senti, inseriamo il rapporto del pattugliamento nell'UAV e andiamocene prima che esploda. Buona idea. Saluta il mio amichetto. L'ho perso. Potrebbe arrivare da qualunque parte. Quanta pazienza sto gioco, quanta pazienza. Da dove veniva quel rumore? Mo non si è calato. Mi era sembrato di sentire un rumore là fuori. Cos'è quello? Eh beh. Due, uno solo. Non si capisce. Ehi, pronto. Uno solo. Abbiamo un problema. Non svegliarlo mica, eh. Non t'azzardare. Non c'è niente. Ah, ok, se ne è proprio sbattuto il cazzo, vabbè. Uh!
Ma è lui che non si cala come si deve, Cristo! E lo fa quando non lo deve fare. Abbastanza bomboni, abbastanza. È un trigger continuo sto gioco. Wow, bel colpo, Sam. Dovrebbero essere le specifiche tecniche complete degli UAV nordcoreani. Quindi adesso possiamo spegnerli tutti? Ah no. Ma possiamo iniziare a studiare i piani. E tra qualche mese troveremo un modo per disattivarli. Buio. Non mi sei di grande aiuto. Senti, io mi saprei aggrappare anche su un'asse mezza rotta, cazzo. Non cambia niente. Ho visto qualcosa laggiù. Poi si rompono le mani di Splinters. Hanno riferito di altri mezzi corazzati nelle vicinanze dell'obiettivo assegnato. Magnifico. Vediamo prima l'altra parte, magari c'è uno di quei cosi da disattivare. No, c'è un kit però. Ok, sono curioso pure io perché non l'ho mai capito, onestamente. Ma perché parte lo scatto quando è lì vicino? Ma è deficiente! Sto andando alla stessa velocità! Quello parte di scatto lì davanti, è matto! Ma ha sparato a me perché ho rotto una luce!
fallo soffrire! L'abbiamo perso! Non lo vedo! Mi ha colpito! Mi ritrovo abbastanza confuso. Ma che cazzo fa? Mamma! Ma è un bug continuo sto livello! Ma non è possibile! Ma è un bug continuo! Ma non c'è una parte fatta bene! Ma qualsiasi nemico che trovo è buggato in qualche modo! Di come perché ho rotto una luce, bastardo! Oddio, Fisher, cosa hai fatto? Doveva morire quel pezzo di merda. Non possiamo permetterci incidenti, non sparare. Non ti credo, Akai, non ti credo più. Non ti credo più, Akai. Avanti, bastardi comunisti, prendete questo. Giù. Proveremo una tattica diversa. Ritiratevi. Dai, ma dai, se lui è sniffato il gas è ancora in piedi, madonna. Fatelo fuori a ogni costo. Sembra che stia. Prendetelo. Fallo soffrire. Guarda. Oddio, Fisher, cosa hai fatto? Ho capito, ma gli ho sparato dei proiettili elettrici e non gli ha fatto un cazzo! No, non ci sarò di sicuro, Gomboni, avrò anche disinstallato sto gioco, cazzo! Avanti, bastardi comunisti, prendete questo! Salva qua che non voglio più disattivarla sta bomba, cazzo! No, ma fatti i cazzi tuoi, lasciami stare. Da dove cazzo mi ha colpito adesso? Mi ha colpito! Mi spara! Ok, l'abbiamo perso, non lo vedo. Sta sparando! Ok, uomini, ritirata di loro. Via, via.
davvero non so dove la trovo ancora la forza, eh. Ma dov'è? Mi sa che l'abbiamo perso. Non mi vede dal buio, semplicemente c'è un millesimo di secondo in cui sono in luce, ma proprio di poco. E lui ne approfitta. E poi non mi molla più. Ok, è come dici tu, ma io come cazzo dovrei andare avanti? Ma si rendono conto di che cazzo hanno creato qui? Ma qua siamo ai livelli di Pandora Tomorrow, beh, io vedevo le stesse stronzate in Pandora Tomorrow. Ma non muoiono nemmeno! Dove cazzo devo andare? È l'unica strada! Dove cazzo vuoi che vada? È fatto apposta per andare di qua! Hanno la mira infallibile, io sta cosa non la concepisco,
Natale? Eh? È una cortina fumogena! L'ho perso! È sparito! Sta lanciando dei fumogeni! Sta usando i fumogeni! Ancora un radar, Fisher. Lo troverò.
cos'è quello? Era qui proprio adesso. Maledizione, cos'è stato? Ho visto qualcosa laggiù. Cos'è stato? Si è pure buggato il suono del drone, non mi ha fatto capire che era sopra di me. Beh, no, non è possibile, Cristo. Qui veramente si va a peggiorare, cazzo, si va a peggiorare. Non fa più rumore il drone, va? Maledizione, cos'era? Avrei giurato di averlo visto. Uno che riesco a prendere non è manco a interrogare. Ben fatto, Sam. Avere un'altra linea nella rete di comando nemica non fa mai male. L'aereo ha subito troppi danni per recuperare i dati. Devi tornare indietro e designare il bersaglio per un attacco aereo. Usa la struttura in fondo alla strada come piattaforma. Prima fammi portare al sicuro i piloti. Non abbiamo tempo, Sam. Sta arrivando una squadra di recupero nordcoreana. Mi stai ordinando di lasciare qui questi tizi e ordinare un bombardamento. Ti sto dicendo qual è l'obiettivo. Confido che lo completerai. I tuoi ordini sono questi. Fisher, se comprometti la missione per quegli uomini... Risparmiamela, Irving. Mi hai già dato gli ordini. Para!
di raggiungere l'aereo e cercare di recuperare i dati prima che possiamo estrarli. Come le disattivo sti cancri? Dai, non è possibile che devo passare quei tizi di qua. Bene lo stesso la mina. L'aereo ha subito troppi danni per recuperare i dati. Devi tornare indietro e disegnare il bersaglio per un attacco aereo. Usa la struttura in fondo alla strada come piattaforma. Prima fammi portare al sicuro i piloti. Non abbiamo tempo, Sam. Sta arrivando una squadra di recupero nordcoreana. Stai ordinando di lasciare qui questi tizi e ordinare un bombardamento. Cazzo. Ti sto dicendo qual è l'obiettivo. Confido che lo completerai. I tuoi ordini sono questi. Fisher, se comprometti la missione per quegli uomini... Risparmiamela, Irving. Mi hai già dato gli ordini. Niente. Bene, Fisher. Bel lavoro. Qui dovrebbe essere al sicuro dall'esplosione. Disegna il punto d'impatto con le e V dal tetto. E ne sta un altro, aspetta. Sam, devi disegnare il... Non ha senso salvarne uno e lasciare l'altro. Diglielo, cazzo. Tu non esisti nemmeno, Fisher. Non ti daranno una medaglia per questo. Le medaglie non mi aiutano a dormire la notte, Lambert. Mamma mia. Bene, finalmente i piloti sono al sicuro. Ora elimina l'aereo. Con piacere. Dovresti riuscire a disegnare il punto d'impatto usando le EV dalla cima di questa struttura. Bene. C'è un F-117 in arrivo. Attendi. Ricevuto. Ho colorato il bersaglio. Salve, fattorino. È il postino che parla. Abbiamo il tuo segnale. Stai sul bersaglio. Affermativo, postino. Ecco qui, fattorino. Il pacco è in buca.
Confermo la visuale sul pacco, Postino. Buona fortuna. Postino chiude. Che parto, mamma mia che parto. Ne mancano due, quindi me lo confermi? Ne mancano due? Cosa vuol dire? L'attacco viene dal Giappone. Sono alleati. Signor Presidente, questi attacchi rappresentano l'uso più sofisticato della guerra informatica mai visto prima d'ora. Il lancio del missile è passato dal Giappone, okay. Ma sembra che sia stato attivato da elementi di un'organizzazione di sicurezza privata, Displays International. Displays? È la ditta di Doug Shetland, è un nostro abituale fornitore. Chi è? Ex soldato della Marina, uno dei più in gamba. Era uno dei migliori candidati per Third Echelon qualche anno fa. Ma ora ha solo disprezzo per l'esercito o per gli Stati Uniti. Pare che per motivi politici sia stato usato come capro espiatorio di un incidente che non era colpa sua. Non sappiamo quali siano i suoi obiettivi attuali. Bene, come possiamo calmare le acque nel frattempo? Forse con l'aiuto dei cinesi. Centro. Echelon ha rintracciato Doug Shetland a Tokyo 6 ore fa. È in movimento, trasmette in wireless. E stando alle intercettazioni, sembra che stia per concludere l'affare con il suo contatto giapponese, chiunque sia. Da quanto abbiamo intercettato, sembra che lui e i suoi uomini stiano convergendo sui bagni pubblici nel centro della città. Dobbiamo scoprire chi sta per incontrare Shetland e fare tutto il possibile per impedirgli di concludere l'affare. È chiaro che l'attacco che ha fondato la Walsh e costretto a lanciare il missile veniva da Seul, ma è partito dal Giappone. Shetland ha qualcosa a che fare con questo, e la mia linea nei server di Displays mostra che sta chiaramente guadagnando dalla guerra. Per fermare le sue operazioni e impedire un'ulteriore escalation, dobbiamo identificare i suoi soci in affari e assicurarci che non esca da lì con altri algoritmi bellici di Zerghezi. Fisher. I bagni dove avverrà questo incontro sono un luogo semipubblico. Ci saranno dei civili e probabilmente una vagonata di scagnozzi. Gli uomini di Shetland stanno spuntando in tutta Tokyo da qualche ora e si stanno dirigendo tutti assieme verso questo luogo. Francis Cohen è stato in Asia negli ultimi mesi e ha individuato dei legami tra i proprietari dei bagni e un'organizzazione criminale giapponese chiamata Nishin Rosso. Potrebbero essere loro i soci di Shetland. Fisher, è arrivata una richiesta da Francis Cohen. Cosa le serve? Basta. Basta. Non lo odio ancora sto gioco, ma sto livello che abbiamo appena fatto, sì. Mamma mia. Sto ultimo livello proprio non si poteva vedere. È orribile, orribile. Bug ovunque. Fatto male, lezzo. Ho sonno, non guardo nemmeno se c'è qualcuno online su cui fare host. Mi saluto direttamente, vedoni, buonanotte a tutti, vivi. A domani con GTA. Domani c'è GTA, sì. C'è GTA. Notte.